tua sentenza eadem est, quam ipse abeo, afferma Cicerone rivolto all'avvocato dell'accusa in un processo. La tua opinione, tua sentenza, è la stessa, la medesima, est eadem, quam ipse abeo, che io stesso ho. Nell'affermazione di Cicerone troviamo evidenziati i pronomi e gli aggettivi determinativi, ossia quei pronomi e quegli aggettivi che precisano un elemento della frase senza collocarlo nello spazio o nel tempo. Eadem è un aggettivo determinativo da idem eadem idem e significa il medesimo, indica un'identità rispetto a un altro termine citato in precedenza, in questo caso l'opinione dell'avvocato dell'accusa. Ipse è invece un pronome determinativo ed è il soggetto del verbo abeo, quindi è in caso nominativo singolare. Ipse ha un significato simile a idem, perché si può tradurre con stesso, stessa, ma ha un uso diverso. Qui infatti l'abbiamo tradotto con io stesso, come rafforzativo del pronome personale di prima persona singolare, sottinteso ego. Vediamo un altro esempio. Eundem librum lego quem ipse legisti. Eundem librum lego. Leggo il medesimo, lo stesso libro, quem, che tu stesso ipse legisti, hai letto, quindi che hai letto proprio tu. Qual è la differenza tra i due determinativi? Idem, qui usato all'accusativo come aggettivo concordato con librum, indica semplicemente l'identità rispetto a un altro termine già citato in precedenza, il libro. Mentre ipse sottolinea con forza qualcosa, lo mette in rilievo rispetto ad altri, tu stesso e non un'altra persona.